Ciao da Zones, oggi in questo video parliamo della tecnica del mid-side e di come applicarla correttamente e quali errori evitare. Quindi partiamo subito. Prima facciamo una piccola premessa, una piccola nota. Ora farò partire un loop di batteria, che sentirai, e applico diversi stereo enhancer con la separazione stereo al massimo. E per farti capire, questa è una premessa di tutto il video, per farti capire appunto quello che segue. Quindi facciamo partire il loop di batteria e ascoltiamo qual è il risultato di appunto usare tutte queste separazioni stereo. Questo è il suono originale che hai sentito. Adesso ascoltiamo invece il suono che è processato da questi stereo enhancer. Ok, non è un suono molto piacevole. E che cos'è questo suono? Semplicemente, quando si esagera e si mette troppo separazione stereo, si ottiene lo stesso segnale sul canale destro e sul canale sinistro, ma con un canale che ha la fase invertita di 180 gradi, ok? E quindi se io adesso tramite dello stereo shaper inverto la fase di un canale, ascolterò che è un suono monofonico. Ok, questo lo possiamo vedere anche da appunto da questo grafico, dove ci fa capire chiaramente quello che stiamo ascoltando. Con un movimento verticale, ok, rappresenta un suono che è praticamente, possiamo chiamarlo monofonico, mentre con un movimento, quindi è un'espansione in orizzontale, un suono che è stereofonico. Difatti, se io attivo, se ho sentito il suono processato da tutte queste separazioni stereo, sentirò questo e vedrò questo. Ok, un'espansione orizzontale, però invertendo di fase un canale. Ok, espansione verticale. Ora, perché questa premessa? Perché è quello sulla quale si basa, per modo di dire, la tecnica del mid-side. Che cos'è intanto la tecnica del mid-side? È praticamente, significa processare il suono con effetti o quello che si vuole, però processando la componente monofonica di un suono separatamente dalla componente stereofonica. Difatti, come poi hai potuto vedere, avendo aumentato diverse volte la separazione stereo di questo loop di batteria, io alla fine ho ottenuto un suono che è una sostanza, possiamo chiamarlo un falso stereofonico, perché lo stesso suono lo sento sulla destra e sulla sinistra, ma con la fase invertita, e abbiamo appunto visto appena adesso. E questo suono rappresenta la massima stereofonicità in realtà, ok? Ora, adesso vediamo meglio la tecnica del mid-side, vista da un altro punto di vista. Quindi apriamo quest'altro Fruity Patcher, dove che cosa ho fatto? Allora, ho costruito chiamiamolo un albero, che adesso ti andrò a spiegare. Prima di tutto partiamo dallo stereo shaper. Ho scelto un preset, quindi, che è proprio creato apposta, quindi dovrei selezionare Mid Aside Split, dove praticamente da un canale, quello in alto, mi invia la componente monofonica del suono. Nel canale in basso, questo, mi invia la componente stereofonica, in modo che io li possa gestire separatamente. Siccome ho ricercato, anche sulla guida di FL Studio, dice però chiaramente una cosa, e adesso lo andiamo a vedere. Allora, apriamo
lo stereo shaper in modo da accedere subito alla guida. E ci viene detto una cosa molto importante. Ci viene detto che noi possiamo in sostanza aumentare quindi la componente stereofonica che è chiamata side, ok, rispetto a quella mid, la possiamo aumentare di massimo 6 decibel, ok? Perché se andiamo oltre questo valore, praticamente lo stereo, come dire, l'effetto stereo mano a mano diminuisce, andando a creare quello che abbiamo visto prima, questa falsa stereofonicità, perché si ha lo stesso suono ma invertito di fase, quindi non è piacevole. E ora vediamo meglio, quindi, che cosa significa questo? Significa chiaramente che se noi ipotesi applichiamo un equalizzatore, adesso poi lo vedremo meglio dopo, ogni banda non deve superare, cioè rispetto all'altra, ogni banda non deve avere la differenza maggiore a 6 decibel, ok? Quello che io invece ho fatto è fare questo test non per l'equalizzatore, che appunto, ipotesi, io quindi facciamo un esempio. Inserisco qui dentro un equalizzatore, ipotesi, questo equalizzatore lo mettiamo nella parte side. Ora, quando io sposto, facciamo finta che la parte mid abbia lo stesso equalizzatore, oppure facciamo un esempio più completo, così. Ipotesi, adesso ci interessa solo vedere. Ora facciamo finta che questo è l'equalizzatore della parte mid. Ok, mi copio questo valore e lo incollo qui. Quindi il gain è il volume di questa banda. Ora, questa banda, vediamo quanti decibel è, se ce lo dice. Ok, ci dice in alto a sinistra, vedi che compare il valore quando salgo e scendo. In questo caso abbiamo 10,5 decibel, facciamo finta che sono 10. Quindi che cosa significa? Che ipotesi, questo equalizzatore in questa banda può avere un valore, cioè per non appunto creare quell'effetto di falsa stereofonicità, deve avere un valore che ipotesi è 4, perché 10 meno 6 fa 4. Ok, oppure 16, 10 più 6 fa 16, ma se io vado a 18, ecco che qui per questa banda, per queste frequenze che ho aumentato rispetto all'altro equalizzatore, quindi la differenza è maggiore di 6, allora io per quella banda lì otterrò questo effetto di falsa stereofonicità. Ora, procediamo e vediamo cosa succede invece applicando la tecnica del mid-side con un compressore. Accade una cosa che molti probabilmente non sanno, perché ho cercato su internet e nessuno ne parla, non ne ho trovato, è che si crea una compressione dove va a incidere in modo dinamico sulla separazione stereo. E vediamo adesso meglio perché. Lo vediamo anche grazie a questi due grafici. Questo qui a sinistra praticamente rappresenta la fusione, quindi del canale side e mid insieme, ok? Che adesso io andrò a comprimere magari uno dei due, ti farò ascoltare, ti farò sentire. La parte in basso invece semplicemente, beh, qua ho messo Maximus, metteremo la stessa curva, okay, per tutti e tre ogni volta, e proveremo anche con curve diverse e vedremo la differenza in questi due grafici riguardo la separazione stereo. Quindi facciamo un esempio. Mettiamo un'anticompressione e questa curva me la copio uguale, identica nelle altre. Ok. Perfetto. E ascoltiamo quello che viene fuori.
In questo caso, vabbè, ascoltiamo la parte del mid side, non ascoltiamo tutto insieme, ok? A noi ci interessano più che altro i grafici, perché è quello che, oltre alla parte dell'udito, insomma, ci dà maggiore conferma di quello che appunto vado a dire. Allora, adesso quello che io farò è per istante bloccare, quindi come se facessi un'istantanea dei grafici, in modo da poter vedere più chiaramente se ci sono appunto differenze fra i due grafici. Soprattutto le differenze sono riguardo l'espansione stereo nel tempo. E quindi io bloccando in un certo senso il tempo, ok, vediamo se ho attivato la funzione. Ecco qua. Ok, old visualization. Adesso lo ascoltiamo. Ok, qui possiamo vedere grafici diversi. Ok. Quindi le separazioni stereo sono alterate nel tempo. Ok, qua è un altro esempio. Quindi nella suono originale, in questo istante di tempo ho una maggiore separazione stereo, che questo qua a destra è il suono originale, questo qua a sinistra invece è il mixing, la miscelazione delle componenti, quindi componente monofonica e stereofonica, mid e side. Ok, qua però niente di particolare. Ora noi lasciamo perdere un attimino questo grafico. Ok, lasciamolo perdere un attimo e concentriamoci su questo. Ora, cosa succede se però io magari, cioè già abbiamo differenze, quindi utilizzando lo stesso compressore con gli stessi parametri andiamo a creare differenze nell'espansione stereo, possiamo chiamarla così, o comunque abbiamo una separazione stereo che è dinamica nel tempo, perché il compressore è dinamico. Cosa succede se invece, ipotesi, noi andiamo un canale a decomprimerlo, un'anticompressione, e nell'altro invece andiamo a impostare una compressione? Guardiamo. Ascoltiamo il suono, ok? Ok, come possiamo notare, quindi cosa succede in sostanza? Risettiamo queste curve. Se per esempio questa curva è normale, quindi il rapporto ingresso-uscita è identico, magari questa curva usa un'anticompressione, che cosa significa? Che nei picchi il suono avrà una maggiore espansione stereo. Mentre invece nelle parti più basse del suono, dove decade, avrò una minore separazione stereo. Questo perché? Perché semplicemente, come dicevo prima, aumentando il volume della separazione stereo, aumenta, quindi questa la chiamiamola stereofonicità, ok? Aumenta. Se diminuisco quindi la componente stereofonica, la parte side, chiamata side, se la diminuisco, ovvio che è normale che tengo un suono monofonico, perché di fatti, lasciando perdere un attimino i compressori, ok, semplicemente agendo su questi due volumi, ascoltiamo il suono, il loop, dove mano a mano vedrai che intanto che ascolti, vedrai che diminuisco, aumento la componente stereofonica e monofonica l'una rispetto all'altra.
Ok, quindi dato questo test e ti lascerò nel link della descrizione il modo per, un link per scaricare tutti questi preset di Patcher che potrai, così potrai anche tu stesso fare i tuoi esperimenti. Ora, quindi la domanda è che cosa fare? Ok, quello che io consiglio di fare per quanto riguarda la compressione, è di quindi non applicare la tecnica del mid-side alla compressione, al massimo all'equalizzazione. Magari un riverbero, non lo so, si potrebbe fare, non ho pensato a farlo, però sicuramente, meno io sconsiglio di farla alla compressione, a meno che si voglia creare un effetto particolare dove si ha un'espansione stereo che è dinamica nel tempo, cioè che magari nei picchi è più espanso il suono, più stereofonico, magari o viceversa, nei picchi è più monofonico. Sono scelte, possono fare effetti sicuramente interessanti, però parliamo a livello di mastering finale, soprattutto lo sconsiglio. Quello che io invece ho fatto, che faccio è di processare invece che la componente monofonica e stereofonica del suono in modo separato, processo la canale destro semplicemente e il canale sinistro. Ok, left, right, mastering lo potremmo chiamare. Adesso rimpiccioliamo questi grafici che per ora non ci servono. E quindi possiamo vedere. Quello che ho fatto. Allora, questo è il mastering dove ho diviso, quindi attenzione, non bilanciamento, ma ho diviso proprio il canale destro, quindi sinistro e destro. Protesi sinistro l'ho fatto poi diventare monofonico per poter ascoltarlo con tutte e due le cuffie, quando disattivo magari la traccia del destro e voglio ascoltare da tutte e due le cuffie, comunque tutti e due i canali. Il canale sinistro, ok? Qua c'è un equalizzatore, queste il compressore, entrambi con gli stessi parametri. Però, siccome i canali sono separati, ho una risposta del compressore, risposte dei compressori sono diverse. Ora, perché gestire innanzitutto il canale destro e il canale sinistro in maniera separata? Molto semplice, perché ci possono essere dei mix di brani, dei suoni, dove hanno magari molta differenza fra il canale destro e il canale sinistro. E quando io vado ad applicare un compressore, succede che il compressore, quando il suono supera, diciamo, la linea di soglia, il compressore agisce. Però se magari ho un canale destro che è più forte di volume rispetto al sinistro, dove magari il sinistro non supererebbe la soglia, dove, okay, quando il compressore poi inizia ad agire, succede che anche il canale sinistro viene compresso. Okay? Quindi questo non va bene perché comprimendo il canale destro, che è forte e ha bisogno di essere compresso, vado in realtà ad incidere anche su quello sinistro, perché di fatto generalmente, almeno il compressore sia il limiter, fruttilimiter, che il multiband compressor, le Maximus, ok, questo di Fruity Loops FL Studio, non lavorano in modo separato. Ok, bisogna costruire questo che ho fatto io per fare in modo che devi usare in sostanza due compressori separati e poi ricombinare segnali insieme. Ok, in questo modo cosa succede? Che se il canale destro è molto forte rispetto al sinistro e ha bisogno di essere compresso, viene compresso, ma il canale destro, il canale sinistro invece non viene compresso, ottenendo quindi un suono che non si impasta, è più nitido e con una compressione migliore, compressione là dove è necessaria, in questo caso sul canale dove è necessario. Ok? Ora l'ultimo test è quello quindi di ascoltare Inside the Sun, ascolteremo un pezzettino di un mio brano Inside the Sun, praticamente confrontando le due tecniche. Quindi, qua cosa ho fatto? Ho inserito due patcher,
dentro il patch. Questo è mid-side mastering, quindi stessi parametri che hai visto prima, compressione, eccetera, eccetera, uguale, ok? E questa qua è la tecnica del mid-side, ok? Mentre di qua abbiamo la tecnica left-right, possiamo chiamarla, che io diciamo preferisco. Ecco, piccola nota, non è che sempre è necessario processare il canale destro o il canale sinistro con compressori separati. Cioè, usare queste tecniche, comunque sono un po' avanzate, usarle laddove non è necessario. Se il brano non ha necessità, non si usa. Generalmente, già avere un Maximus che mi gestisce la compressione sulla banda dei bassi, medi e alti è cosa molto importante e già fa molto. Ok, poi magari vedremo dei tutorial più avanti. Per poter impostare in modo corretto e già quello fa molto. Inside the Sun è stato un caso particolare dove richiedeva una compressione molto, molto accurata ed ecco che io ho scelto e ho usato di comprimere i suoni del canale destro e del canale sinistro in maniera separata. Quindi ascoltiamo e in sostanza io ascolterai fra e guarderai sui grafici che saranno comunque sempre attivi anche quando non ascolterai un canale. Guardiamo innanzitutto e ascoltiamo, vediamo se ci sono differenze, se riuscirai a notarle. Diciamo che come se avrei potuto notare nella parte, quando facevo ascoltare la parte mastering fatto con la tecnica del mid-side, in certi punti si notava un suono un po' più impastato. Se avevi l'occhio attentissimo, un po' da Superman, riuscivi a vedere sui due grafici, riuscivi a vedere magari delle leggerissime differenze. Ok, non sono magari grosse differenze, però se vogliamo avere la prova del 9, della esistenza di differenze fra le due tecniche, perché uno potrebbe chiederselo, semplicemente inseriamo un stereo shaper con tutti e due i canali con la fase invertita e sommiamo i due suoni, quindi il suono che viene dalla tecnica del mid-side con il suono che viene con la tecnica del left-right. E ascoltiamo, sentiremo un suono fastidioso, okay, che semplicemente rappresenta le differenze fra i due tipi di mastering. Ok, questo suono che ascoltiamo, possiamo ascoltare, rappresenta le differenze fra i due tipi di mastering. Lo possiamo un po' aumentare. Ok, devono avere tutte e due lo stesso valore, che altrimenti non si crea l'effetto che vogliamo. Ok, quindi ricapitolando, cosa abbiamo visto in questo video? Abbiamo visto che usare in modo errato la separazione stereo può creare effetti indesiderati. Abbiamo visto quello che si basa su,
su che cosa si basa la tecnica del mid-side, okay, con il test che abbiamo eseguito, impostando curve di compressione differenti, abbiamo capito che usando il compressore con la tecnica del mid-side si va a creare una separazione stereo dinamica, dove il suono magari sui picchi può essere più separato e sulle parti basse può essere più monofonico o viceversa, e fino abbiamo fatto il test finale su dei tipi di mastering. Fammi sapere cosa ne pensi, lasciami un commento qui sotto, condividi questo video, troverai nel link della descrizione di questo video, troverai il link per andare su Inside the Sun. Ho fatto anche un video su YouTube dove la potrai ascoltare, potrai scaricarlo, potrai acquistarla su Bandcamp e troverai il link per poter scaricare questi preset che ho fatto per questi test con Fruity Patcher. Li potrai scaricare, li potrai provare anche tu sul tuo FL Studio, in modo da fare pratica e fare esperienza. Detto questo, io ti saluto, da Zones è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!